Cellulari. E partiamo anche live, partiamo live sulla pagina appunto di Poltronissima, di Radio Sonata. So che siete già in tanti, perché oggi veramente abbiamo degli ospiti che sono nel nostro cuore, ma nel vostro cuore anche, sì, particolarmente, perché sono persone che amiamo tantissimo e che ci tornano a trovare per parlare dei loro progetti e per condividere come sempre le belle emozioni, vero Maxone? Assolutamente, ma anche perché sono tre persone che non si fermano davanti a niente. Che non si fermano e davanti a niente. E noi li amiamo proprio per questo. Li amiamo tantissimo. Tra l'altro, continuo a dirvi quello che vi diciamo sempre, mandateci tutti i messaggi attraverso Facebook, attraverso YouTube. Noi durante i fuori onda, durante le canzoni che vanno in onda in radio, faremo le domande anche ai nostri protagonisti. Sì. Infatti, quelli che farete, bisogna ottimizzare i tempi, no? Già Claudia è già subito collegata. Ciao Claudia. Ciao, assolutamente, che bello, anche Bamboccia 88, insomma, Roxy, un abbraccio a tutti, Asia, insomma, siete già tantissimi, sì, perché oggi veramente parleremo di tante belle emozioni insieme, poi parleremo anche di questa bellissima iniziativa che, sapete, questa sera alle 19.30 parte per fare luce sul teatro, insomma, dalle 19.30 alle 21.30. Le città si accendono, i teatri si accendono, e voi state attenti perché vi suggeriamo una bellissima cosa da fare. È vero, è vero. Quindi mi raccomando, se volete poi fare delle domande, ciao Micaela, ti vedo già, bello. Oggi nel backstage siete già con noi, siamo molto contenti dell'affetto, vi ringraziamo. Ciao Silvia. Sono sempre tanti, grazie, sì. Ciao Silvia, ciao a tutti. Tra l'altro, noi alle 20 è vero che finiamo la radio, ma qualche minuto in più oggi cerchiamo di rubarlo. Ma certo, Luca. Sono davvero tanti. Non li facciamo scappare. No, li teniamo con noi. Facciamo una grande festa, una bella mangiata. Ci piace. La concludiamo bene. Sì, assolutamente. Allora, la nostra Fabiana ci dice che tra poco torniamo in diretta, perché veramente avremo tante cose di cui parlare. Molte. E io lo continuo a dire, cercate davvero di andare di fronte ai teatri questa sera. Cioè, finite Poltronissima alle 20 e poi andate. C'è tempo, lo diremo. Sì, è vero, fino alle 21.30 c'è questo tempo fantastico. Io vedo già la nostra ospite bella, spumeggiante nel backstage. Ma guarda che capelli! Vabbè, ma lei è stupenda. ed è sempre un piacere averla ospite a Poltronissima. Assolutamente. 30 secondi e torniamo in diretta radiofonica. Questo è il backstage. È sempre molto bello il backstage, perché io leggo tutti i messaggi e questa radiovisione ci emoziona sempre tanto. Io sono nato emozionato. Tu sei nato emozionato, Maxone. Bene. E allora torniamo in diretta anche radio, soprattutto. Ed eccoci qui, anche in radiovisione, sulla pagina Facebook e YouTube di Poltronissima, di Radio Stonata. Siete tanti che vi state collegando. Oggi è una puntata grande, vi mandiamo un bacione, però prima di tutto vogliamo lanciare un bellissimo appello, perché oggi non possiamo non nominare un appello bellissimo da parte dell'iniziativa di Unita, questa Unione appunto Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, perché insomma facciamo luce sul teatro. Bravo. Perché stasera dalle 19.30 fino alle 21.30 i teatri torneranno dopo un anno ad illuminarsi. È una forma di solidarietà, una forma anche di protesta dai teatri piccoli ai teatri grandi, sia a livello appunto nazionale e anche tutti i teatri dell'opera del nostro paese. Questo è molto bello, vero Maxone? Sì, assolutamente, perché l'Associazione Unita dice proprio a tutti i colleghi, tutti gli artisti, i cittadini, il pubblico: andate davanti ai teatri della vostra città, perché hanno aderito in tantissimi, veramente dalle Alpi fino al mare della Sicilia, tutti quanti, perché dobbiamo fare veramente un'unione molto forte, una voce unica per arrivare subito a dire aprite i teatri. E potete andare a vedere i teatri aperti proprio sul sito dell'Associazione Unita, e oltretutto anche su Instagram utilizzate l'hashtag facciamo luce sul teatro. Mi raccomando, taggate anche l'Associazione Unita, anche Poltronissima, così ricondividiamo tutti. Quindi andate fuori questi teatri, troverete anche i vostri beniamini, troverete una piccola festa davanti al vostro teatro, al teatro della vostra città. E questo è molto bello, mi raccomando. Che noi ci contiamo, lo ripetiamo anche più tardi alle 19.30 quando inizia Lorenza. E adesso insomma incominciamo veramente a entrare nel vivo della puntata, siamo molto felici perché lei torna a trovarci, Ma certo. Era stata nostra ospite un po' di mesi
mesi fa, l'anno scorso, soltanto in radio, adesso invece la possiamo anche gustare, l'avevamo detto, insomma, lei è un'attrice, cantante, ballerina, sì, lei è speciale, ragazzi, è una rossa di fuoco con sempre un cuore grande ed è con noi Sara Santostasi, eccola! Ciao, ciao a tutti, buonasera, ciao, ciao, voi siete sempre troppo buoni con me, no, comunque. Non è vero, se è meritato. È meritato, grazie, Sara, benvenuta a Poltronissima. Che bello ritrovarti, grazie, e vederti, e soprattutto quindi invitiamo, sì, tutti gli amici che ci stanno ascoltando in radio, poi la potranno anche rivedere sulla pagina Facebook di YouTube e di appunto Poltronissima Radio Stonata. Allora, Sara, oggi abbiamo tante cose di cui tantissime, parlare, tantissime, di cui raccontarci, arrivano già tantissimi messaggi, abbracciamo, sì, tutto il pubblico. Mi mette un'ansia. No, no, tranquilla, no, sono tutti amici di Poltronissima, amici tuoi. Vero. Oggi abbiamo tante cose di cui parlare, quindi io partirei subito con un po' un viaggio, perché all'inizio con i nostri ospiti piace, ci piace fare un po' un viaggio, e il primo viaggio che facciamo con te, Sara, è quello del 2003, perché spulciando tra tutte le cose che tu hai fatto, a noi piace un po' ricordare questo Uomini e Donne, Amori e Bugie, guarda la mia che già sorride alla grande, sceneggiatura e regia, un po' preoccupata, no, vabbè, spero di no, della grande Eleonora Torci. Però raccontaci come è avvenuto tutto, che ricordo hai di quell'esperienza? Sì, perché insomma l'esperienza... In realtà non è stato il mio primissimo. Ah, film. Vedi, ecco. Il primo di, sì, tutti che ha fatto scantare la scintilla è un cortometraggio che ho girato nel 2000, in cui sono finita totalmente per caso. Cioè, sì? Non dovevo essere lì. Non ero prevista in quella sceneggiatura. Succede che vengono a girare delle registe nella mia scuola di danza. Sì? Cercavano, sì, delle ragazze, sì, che ballassero, ma io c'avevo 6 anni forse, manco ci arrivavo a 6 anni, perché l'abbiamo girato nel 99, l'anno prima. Avolo. Invece, siccome come mio solito mi metto in mezzo a qualsiasi cosa mi accade, brava, non sono finita sul set. E da lì poi è partito, che hanno iniziato a chiedere a mia mamma perché non mi insegnava l'agenzia, perché non mi portava, e poi sono iniziati i lavori. Uomini, Donne, Amore e Bugie è stato il primo film, diciamo, per il cinema, perché prima, sì, avevo fatto tutte pubblicità. Sì. Arrivavo da tante pubblicità. È stata un'esperienza particolare, nel senso che io avevo un ruolo piccolo, 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 ma è stato il mio primo... E, no, non è stato l'unico, però è stato uno dei pochi ruoli da cattiva. Io sogno, ah, di fare la cattiva. Io sogno di fare la cattiva. Non mi fanno mai fare la cattiva. Io voglio fare la cattiva. Ma brava! Scusate, questo era un attimo così di sclero. E, è stato uno dei pochi ruoli da cattiva, perché solo, oh, quello e In un posto al sole sono stata proprio cattivissima. Beh. Però, guarda, quando cominci da piccolina, sì, è tutto un gioco. È, certo, estremamente divertente. Sì. Tu sei, sì, sul set... Quasi sempre sei la più piccola di tutti, quindi viziata, coccolata, insomma, che ve lo dico a fare? E è meraviglioso, perché poi non ti rendi neanche più di tanto conto di quello che, sì, fai. Cioè, fino, sì, a che non ti vedi sul grande schermo e dici, beh, sono io! Però, Sara, ma com'è nata questa passione per la recitazione? Eh beh, cioè, sì! Così! Così, ah, ecco, sì, perché le due povere donne hanno avuto la brillante idea di dire davanti a mia madre, perché, sì, non la porta? Ah, ho iniziato una lotta infinita con mia mamma, e io tutte le sere mi mettevo al tavolino e dicevo, perché non mi porti, perché non mi porti, perché non mi porti, cioè, mi ha portato per sfinimento, perché non mi sopportava più. Ma, vedrai che mo tra tutti questi ragazzini che vanno a fare i provini prendono, ma che cosa succederà? Gli ha detto malissimo, perché il primo provino che ho fatto mi hanno preso, e quindi, brava, ma non ha più potuto dirmi di no, quindi è andato vedi il talento per caso. Ah, vedi, le cioè, cose io belle. Penso un po' ce l'avevo dentro, beh, cioè, sì, insomma, il fuoco ce l'avevo a casa, cantavo, insomma, aspettavo spettacoli, quindi c'era dentro di me. Guarda, io ho un ricordo chiaro, che è, sì, questa, andiamo a cena in questo ristorante con i miei, sì, sì, io, sì, avevo 4 anni, 5 anni, sì, proprio piccola, e c'era questa gara in cui i bambini cantavano le canzoni e poi chi vinceva, vinceva questo gioco dell'oca. Sì. Adesso, 4 anni, una, certo, bambina, che cosa vuoi che canti? Beh, Incancellabile della Pausini. Ah, una facile proprio, hai scelto una facile. Che facevo tu? Ma io proprio
show, cioè la cosa che mi dispiace di più è che a mamma hanno rubato tutte le cassette perché era una cosa da sentirsi male, e dopo di me cantava questo bambino che era leggermente più grandino e cantava "Hanno ucciso l'uomo ragno". Uguale. La mia incancellabile a 4 anni quel gioco dell'oca. Non l'ho buttato quel gioco dell'oca, è ancora a casa. Quindi brava. Ci sia sempre stata, è una cosa che avevo... Vedi, che era dentro, vedi. Che era assolutamente dentro, Sara, sì, bello, sì. Bello. È vero, ma infatti la recitazione proprio ti ha portata subito a essere presente in tantissime, veramente in tantissime fiction, Casa Famiglia, Don Matteo, Madonna. Incantesimo, la miniserie Donna Detective, insomma, che cosa rappresentano però per te le fiction in generale? Cosa ha rappresentato? Guarda, io ho imparato un po' negli anni a distinguere le varie cose, perché prima dicevo che era tutto, tutto bello, tutto uguale, cioè io basta che stavo sul set ero felice. Invece c'è tanta differenza anche di preparazione, no? Quando si sta su un set per le serie TV è un lavoro un po' più lungo e a volte un po' più complesso, perché una serie TV è portata da, cioè, Chiamatemi Joe, che è stata la serie TV che ho fatto di Disney Channel in 30 puntate, sono 30 puntate. Infatti. Una roba sostanziosa, e magari tu nello stesso giorno giri la prima scena dell'inizio del film e l'ultima di 15 puntate dopo, quindi è complesso. Invece per il cinema il lavoro è molto più veloce. Sui giorni dell'abbandono abbiamo lavorato in 2 mesi. Due mesi fatto tutto, quindi è molto diverso. La cosa bella che hanno questi personaggi è che ti rimangono un po' dentro. Io quando mi chiedo qual è il personaggio che preferisci più di tutti, è difficilissimo scegliere. Certo. Poi avendoli fatti sempre in età differenti della mia vita, mi hanno anche un po' cambiata, nel senso che i personaggi ti lasciano qualcosa di loro, però tu lasci anche qualcosa di tuo a loro. È uno scambio vicendevole, è vero Sara, molto bello. E tra l'altro ti ha regalato anche tantissima popolarità, poi diciamolo, sì Sara, dai sei entrata nelle case degli italiani, scusami Max, sei entrata nelle case degli italiani, insomma tutti avrebbero voluto abbracciarsi, anche perché cattiva due volte, no, può farla, è vero che, ma no, insomma tu hai veramente, non mi piacerebbe, sono bonacciona proprio di mio, cioè nel senso sono proprio bonaccio, mi sono divertita a fare la cattiva, ma la ragazza con cui facevo, a parte che è una cosa totalmente lontana da me, cioè proprio non mi quello è bello. E quindi è divertentissimo, ma è bello quello, credo, anche la sfida, no? Poi meraviglioso, la fortuna è stata che lavoravo con una ragazza con cui io sono cresciuta, perché la ragazza protagonista giovane, insomma, di un sole, che è Giorgia Gianni Tempo, è una mia amica storica, noi andavamo ai provini insieme, cioè io ho una nostra foto, lei 5 anni, io 6 sul set, bellissimo, meravigliosa, e quindi quando ci siamo ritrovate sul set insieme ci siamo proprio divertite, perché era una cosa che non ci apparteneva, e quindi è stato meraviglioso. Ma non bello, bellissimo. Senti, però va bene, cinema, fiction, però io e Max abbiamo nel cuore il 2011, settima edizione di Ballando con le Stelle, anche lì un'esperienza. Ragazzi, seconda sei arrivata, e io voglio sapere, soprattutto, a parte l'esperienza che è stata sicuramente bella, ma la danza, cosa ha rappresentato e cosa rappresenta per te, vero. Sara? Guarda, Ballando mi ha fatto tornare la voglia di entrare in sala danza. Io ho cominciato quella danza un po' come tutte le bambine a 4 anni, insomma, che fai? Vai a danza, e poi dove fai saggi, mi piaceva, vedi che torniamo sempre lì, capito? E avevo lasciato perché poi scuola, set, danza era diventato impossibile. E quindi avevo proprio lasciato andare quella parte di me. Certo. Quando sono entrata nel cast di Ballando, a parte un'esperienza che io rifarei domani mattina, ma tosta. Io ho perso 6 kg. E tosta, io avevo Umberto Gaudino, il maestro mio maestro di ballando, che dormiva a casa mia. Io mi alzavo la notte e dicevo: dobbiamo provare le coreografie. Mamma mia, la notte che hanno visto. Il coraggio che mi diceva: sa, dai, basta. Dai, facciamo ciao. E non mi ricordo conti. Cioè, io l'ho visto proprio con angoscia. Però la rifarei domani mattina. È un'esperienza bellissima, e poi ti ripeto, mi ha fatto proprio tornare la voglia di entrare in sala,
Che bello, un po' questo. Con l'obiettivo di voler fare un musical. Certo. Già. L'idea era quella di base. E infatti sì. Poco dopo andai a fare... E poi è arrivato. Poi è arrivato. E poi è arrivato. Quindi è arrivato. Infatti, Max, sembra che l'abbiamo programmato. Dirty Dancing. Oltretutto, insomma, la protagonista. Sì. Guarda, ma mi credi che io non ci credevo proprio? Cioè, no, quando davvero. Federico mi ha chiamato, sì. Ho detto, va bene, grazie, è stata una bella esperienza, sì. Sono state delle audizioni meravigliose, grazie mille. Federico mi ha detto, Sara... Ma veramente? Ma come è andato tutto? Cioè, raccontaci un po' l'audizione, come è andata, come ti hanno chiamato, perché non me lo ricordo. No, veramente? Parliamone! No, vabbè, dai, io devo un po' lanciare là, perché insomma... Sì, Sedetevi, siete seduti! Sì, siamo sugli sgabelli, sì. Allora, io parto il 3 di maggio per andare a fare l'audizione a Milano. Sì. Io ho un'agenzia per fare queste cose, non ho detto niente a nessuno, ho preso e ho inviato il mio curriculum. Ma dai! Mi sono autopresentata, sì, perché ho detto si chiama l'agenzia, non me lo fa. No, fare. Certo. Beh, certo. È un errore, capito? Perché prima era un po' più complicato il mondo del musical, sì, molto, senso sì. Che non eri proprio ben visto quando arrivavi con da un'agenzia, o comunque le agenzie tendevano a mandarti direttamente ai callback. Io invece dovevo fare tutto il mio percorso. Brava. Avevo fatto un solo provino di musical, quindi avevo proprio bisogno di fare. Certo. Quindi mi sono autopresentata, sono arrivata, ho cantato, ho ballato, a posto. Cos'hai cantato? Te lo ricordi? Cos'hai cantato? Ho cantato io, i miei cavalli di battaglia sono Parte del tuo mondo come ballad, che è di Ariel. E l'altra invece, l'up tempo, è All the Jazz. Faccio tutte le mie cose, mi vado a cambiare. A un certo punto arriva l'assistente alla regia, Giuseppe Musmara, e viene a dire: chiama tre ragazze, ci potete tornare sul palco? Certo, io sono salita sul palco in mutande. Ecco, brava. Perché ero talmente tanto il disagio di Sara, vedi, il disagio di Sara già partiva lì. Il disagio di Sara. E già questo. E va bene, ci chiedono di tornare il 5. Per poter fare l'audizione con i ragazzi, per poter ballare insieme. Sì. Arriviamo per fare il pezzo a coppie. Tutte hanno un uomo. L'unica che rimane senza uomo. Rimango senza uomo. Allora decidono di fare due turni. Trovo questo ragazzo che mi sembrava giusto perché è alto, un po' carino. No, poi cerchi di... le cose fatte bene. Sì. Iniziamo la coreografia a coppia. Io mi giro che vado da una parte, lui da un'altra e se ne va. Ecco, ma dai. Ciao. A chi dico, scusa, ma dove vai? Dobbiamo imparare la coreografia. Certo. No, scusa, io non me la sento di ballare due volte. Ma come ti senti? No, vabbè, non ci posso. Non ci posso credere. Non ci posso. A spiegare la coreografia. Beh, siamo iniziato a girare per il nazionale dietro di te. Serve un uomo! Aiuto, la vita. Vedi alla fine. Aiuto, mi serve un uomo. E arriva Antonio. Certo. Alto quanto me. Sì. Mi ero preoccupatissima. Sì. Perché per fare le prese bisogna avere un minimo di livello. Certo, non ero una ballerina. Cioè avevo studiato, ma non come ho studiato adesso. Quindi mi lanciavo a sacco. Certo. Antonio fa un'audizione con me meravigliosa. Fantastica. Mi sono sentita Penny. Ve lo dico. Ecco, brava. Proprio gnocca. Bravissimo. Sì. E no, vabbè, qui finisce bello. Perché poi ci fanno, poi vabbè, certo, c'è stato, ci fanno tornare per i callback, facciamo tutto l'incontro di callback e poi ecco, mi ha chiamato Federico per dire è da lì è partito. Allora senti Sara, facciamo così, mandiamo una canzone nel frattempo tu ci fai il volo d'angelo. Assolutamente. Io sono pronto. Noi cerchiamo di prenderti qua da Torino, tu da Roma. Beh, perfetto. Cosa ci ascoltiamo, Maxone? Perché stanno per arrivare gli altri due. Cosa potevamo ascoltare? I due terribili. Ma cosa potevamo ascoltare? James Blunt con You're Beautiful. Beh, ascoltiamoci.
Grazie Fabiana. Bene, Sara, stanno arrivando tantissimi messaggi. Io vedo già nel backstage, ragazzi, ci sono già Ruiz, Giacomelli, Ferrarini. Quindi, allora, io sono arrivate tante domande. Come vi ho detto, quando finiamo alle 20, perché dobbiamo dare la linea tassativa, perché veramente abbiamo la radio, che, insomma, non è come la... Però rimaniamo ancora un po' e leggeremo un po' di domande. Sì, infatti, io ho una notizia. Che notizia è? Assolutamente. Dimmi. E lo voglio dire qua, insomma, così che Christian Ruiz si collega direttamente da Campobasso e invece Luca Giacomelli Ferrarini direttamente da Giarre. Proprio sono vicini a noi. Sara, hai capito questa cosa? Tanto tu rimani con noi fino alla fine. Siamo tutti dispersi nel mondo. Nell'etere, nel mondo. Vabbè. Loro ci diranno esattamente dove sono, ma... Allora, facciamo una prova audio con i nostri ospiti, vediamo un po' se Fabiana ci riporta su, ma è tanto il backstage, guardate che bello seguire il backstage. Christian! La parte più bella! Ok, l'audio va bene, ci senti bene, Chris? Io vi sento benissimo! No, che bello! Oh, tra poco si torna... Tra pochissimo, Vedi quindi... che anche da Campobasso si sente bene! Lo sapevo! Ma insomma, si sa che il Molise non esiste, no? Bravo, hai ragione, Chris. Quindi allora, che non c'è, insomma, sì. Tra poco torniamo anche soprattutto in radio, perché questa, insomma, è la parte di backstage. Ci divertiamo un po'. Vediamo anche Giacomelli. Tra poco ti chiamiamo, Chris. Non andare via, mi raccomando. No, no. Ciao, caro. Vediamo Giacomelli, Fabia. Giacomelli, ciao Luca. Ciao ragazzi, come state? Bene, come benone, ti sentiamo bene. Che bello, bene. Io vi sento benissimo. Anche noi, meno male, la radio va bene. Sì, siamo molto anche contenti. A Giarre. Allora, Luke, direi, io farei sfumare Fabiana, così torniamo e siamo tutti insieme, abbiamo tante cose di cui raccontarci, ok? Vi presentiamo. Oh, a tra poco. Baci. Ciao. Allora, Saruccia, hai visto, insomma, adesso arrivano e i due cavalieri. Non sapevate questa tragica storia dei miei casting? No, a me l'avevi raccontata, Sara, delle mutande. Scusate, a mutande. A me no. Vabbè, insomma. Sì, parlate di mutande, è vero. Vabbè. Ragazzi, io tornerei a questo punto anche perché ho voglia di stare con tanto i nostri ospiti e quindi Fabiana, facci tornare live in radio perché abbiamo tante cose di cui raccontarci. Tantissime. Sono tante le persone. Mamma mia, che ridere oggi. Ma certo, una festa, Luca. Una festa, sì, ci piace. Rieccoci, poltronissima, in diretta, radio e video, nel backstage ci stiamo divertendo alla grande, stiamo facendo di tutto di più, Sara, stiamo ridendo, abbiamo fatto anche le prove con i nostri ospiti che stanno... Le prove tecniche. Prove tecniche, vero Sara, tutto funziona alla grande. Allora, Saruccia, li vuoi presentare tu i nostri due compagni? No, perché non ho la presentazione pronta. Questi ragazzi sono sono due artisti meravigliosi. È vero. Quindi meritano una presentazione pazzesca che solo tu puoi fare. Allora, diciamo che sono due grandi amici di Poltronissima, due grandi performer, perché veramente loro sanno fare di tutto e di più. E ogni volta che ci vengono a trovare, per noi è sempre un'emozione, perché cerchiamo di scoprire anche dei lati un pochino più nascosti di loro, anche se li conosciamo molto bene. Loro ogni volta... riescono attraverso le corde dell'emozione ad arrivare ai nostri cuori e ad emozionarci alla grande. Bravo, li mettiamo a nudo. Adesso vedremo come, ma ho detto che aveva una presentazione pazzesca, lo sapevo. Sei un amore. E allora presentiamo insieme, dai, tutti insieme, Christian Ruiz e Luca Giacomelli Ferrarini. Eccoli con noi, ciao amici. Ciao amici. Ciao ragazzi. Ciao, live da Campobasso. Vi adoro. Ciao, ragazzi, ciao, tutto bene? Voi come state? Tutto a posto? Bene, grazie, bene. Che bello riavervi con noi. Sì. Siamo molto felici anche oggi, che è una giornata anche molto particolare. Tra pochissimo ne parleremo, perché alle 19.30 l'abbiamo detto all'inizio, insomma, 4 minuti. Fra 4 minuti accenderemo le luci proprio su tutti i teatri d'Italia. Però, insomma, amici, che bello avervi qui e soprattutto... io partirei da questo aspetto, perché con Luca ci eravamo lasciati un po' di mesi fa, perché stava per esserci il grande debutto di Vlad Dracula, poi insomma la pandemia non ha aiutato,
le prove sono ripartite. Bravo. E oltre, e quindi io volevo prima di tutto sapere da Luca come stanno andando queste prove. Iniziamo così. Iniziamo così. Ma ragazzi, io vi voglio dire una cosa, lo spettacolo è pronto. Ecco. Devo dire una grande notizia già questa, perché insomma... Questa è una grandissima notizia, lo spettacolo è pronto, l'energia è pam pam proprio, e il problema è molto semplice, lo sappiamo tutti il problema qual è. Però c'è una grande energia, la compagnia è fortissima, siamo molto affiatati, siamo riusciti a fare tanto, veramente tanto per poter appunto, la produzione tra l'altro è stata splendida perché ci ha messo nella possibilità proprio di nella posizione di poter fare le prove in sicurezza, è stato molto bello, interessante anche, una cosa nuova in questa cosa buia, in questo momento buio che ci troviamo, abbiamo vissuto una cosa originale, unica, che sicuramente non voglio mai più fare, ma chiaramente è stata una grande cosa, una abbiamo grande. Fatto un spettacolo, sì. Eh sì, e quindi sono rimaste solo le foreste oscure da utilizzare, che almeno sono all'aperto, un po' di mood c'è, però, ma noi speriamo in bene. Ma in realtà abbiamo aspettato tutto per un motivo, vero Maxone, di metterli in scena, perché volevamo anche portare in questo musical un altro personaggio. Ma certo, abbiamo aspettato perché abbiamo detto va che passa anche lui. E mi ci finisce, e infatti ci è finito dentro con tutti i piedi. È vero. Il nostro Cristian Rui. Allora siete stati voi, dite la con lo zampino. Avete tramato tutta questa roba affinché io alla fine, ma insomma, alla fine sì, alla fine ci sono anch'io. Cioè, ero troppo geloso di questa cosa di Dracula, ero troppo geloso, dovevo farla anch'io. Quindi senti, alla fine no, ci sono stati un po' di rimescolamenti purtroppo, sì, nel cast, sì, e che hanno portato i produttori e Ario Avecone, il regista, sì, a contattarmi per il ruolo di Van Helsing, e quindi io ho detto, ma perché, scusa, cioè assolutamente sì, cioè una storia del genere, Dracula, in questo momento tra l'altro così dark, insomma più dark non si può, oggi, una roba del genere. Quindi ho detto sì, poi lo sapete che a me queste storie un po' così particolari, sui generis, mi piacciono tanto, dove ci sono morti, scomparse. Insomma. Anche a Luca piacciono tanto anche gli horror. Io lo so. Ragazzi, che cosa vi posso dire? Quando c'è uno spettacolo in cui io non faccio una brutta fine, ne devo approfittare, capito? Perché comunque, insomma, hai ragione. Bravo. Di solito l'happy ending per i miei personaggi non c'è mai, mamma mia, o muoio all'inizio, o muoio alla fine, o all'inizio, o durante, o prima dell'inizio, quando nell'altro sempre morto sto. Stavolta invece... Buono, direi, no? Sì. Christian, come sarà il tuo Van Helsing? Dici un po', dacci qualche tante le foto che abbiamo visto bellissime, abbiamo dei costumi stupendi, abbiamo un impianto molto molto bello, devo dire, sono molto contento, le luci sono bellissime, e è uno spettacolo davvero a 5 stelle, ecco, si può definire davvero così. È pazzo come sono io, ovviamente, è un po' fuori di testa come sono io. E vi posso dire che è molto fashion, è un Van Helsing molto fashion, sì. Ovviamente più molto giovane, perché io devo sempre dire così, ovviamente Van Helsing di solito uno se lo aspetta e se lo ricorda un sessantenne, invece è così, è un diciamo un 45enne, dai, diciamo 45, via, buttiamolo su, sì. 45. Un po' così simpatico, però comunque ho i capelli imbiancati, quindi bello quello che sarà poi quando sarò brizzolato un giorno. Ci piace. Ho già piacere. Mi piace anche a me, quindi devo dire, posso invecchiare tranquillamente. Oh, bello, bello, un ruolo nuovo. Sara, ti sarebbe piaciuto fare come musical questo? Tra l'altro, questa io la chiamo sempre opera musical, anche se Ario Avecone non vuole, però insomma... Ma adesso minimo chiama e dite, ehi! Ti sarebbe piaciuto farlo? Sara. Sì, molto. Ma c'è una mia amichetta, se non sì, che è lì, che è molto molto brava. Ha una come si chiama? Angelica! Certo, Angelica! Quindi sono molto molto contenta per lei, tantissimo. Sì, davvero, è bravissima, è un tesoro, è un tesoro di ragazza. C'è proprio
è super carina, è una persona super carina, se lo merita veramente tanto. Quindi sono contenta per lei. E poi posso dirti una cosa, Sara? Ci facciamo di quelle risate, io e lei, ma di quelle risate, proprio anche chiaramente in scena, no? Perché è tutto, ma tanto succede anche in scena, lo sai meglio di me. A me purtroppo accade. Bello, bellissimo. Grazie, ragazzi, davvero. Visto che sono le 19:31, io direi insomma di utilizzare l'hashtag, insomma facciamo luce sul teatro. Bravo. Appunto taggando proprio anche Associazione Unita, mi raccomando, su Instagram, Poltronissima, taggando perché noi ricondivideremo questa iniziativa bellissima che parte questa sera alle 19:30 fino alle 21:30. E in che cosa consiste, Maxone? Assolutamente, dopo un anno preciso dalla chiusura dei teatri, ecco che dobbiamo farli rivivere, farli rivivere per far sentire che è un cuore pulsante ancora, quindi artisti, persone come noi che amano il teatro, andate fuori dai teatri della vostra città e illuminate la città col vostro amore. È vero, fatevi una foto, fatevi un video, postatevi in Instagram, insomma bisogna far vedere che il teatro continua ad essere vivo. E chi l'ammazza? Senti Christian, è vero che tra l'altro sono tantissimi i teatri di tutta Italia, insomma, che hanno sono tanti, ci sono tra l'altro proprio a livello proprio utile per chi ci dovesse seguire da altre città. Guardate, io leggo così al volo, ma se vi trovate per esempio a Como c'è il Teatro Sociale che aderisce a questa iniziativa, a Varese c'è il Teatro Santuccio, a Mantova, che è vicino casa mia, Teatro Sociale, il Caffè Teatro Gonzaga, dico a caso, anche paesi a Bisuschio, Cinema Teatro San Giorgio, a Siziano, Cine Teatro Lanterna. Quindi se siete anche nei paesi piccoli, per favore andate e vedete sul sito di Unita quali sono i teatri che aderiscono a questa iniziativa, e se siete vicino ad un teatro vi prego andateci. Qualche giorno fa mi hanno commentato ad un post, qualcuno ha commentato: mi auguro per voi attori che ricominciate a lavorare presto, e io ho ringraziato tantissimo questa persona, però ho risposto: io mi auguro per voi invece pubblico che i teatri riaprano presto, perché noi attori possiamo andare a fare i camerieri, ma l'impoverimento culturale, quello non si recupera. Un altro giorno in più di chiusura dei teatri è un giorno in più in cui perdiamo tante menti che possono aprirsi, e quindi andiamo fuori da questi teatri e bussiamo proprio forte alle porte per favore. Che bel messaggio. Infatti, guarda Christian, grazie. Sì, Alessandra di Ciancanovara, sì, c'è il Teatro Coccia dappertutto, andate. Finita Poltronissima alle 20, andate veramente. E se il vostro teatro non ha aderito, si è dimenticato, andate voi lo stesso, illuminatelo voi con un vostro video. Bravo, perché siete voi il pubblico a creare veramente l'emozione per tutti quanti. È vero. Senti Luca, quanto c'è bisogno di queste iniziative per sentirci anche più uniti? C'è bisogno, perché viviamo in un momento di grande caos, viviamo in un momento in cui il pubblico, gli attori, i macchinisti, i registi, le produzioni, tutte le persone coinvolte in questo grande mondo che è il mondo del teatro, si ritrovano spaesate e si ritrovano sicuramente con un grande caos, perché chiaramente non sappiamo, riapriranno, non riapriranno? Riapriranno sicuramente. Quando? Domani, fra un anno, ieri, non lo sappiamo, è tutto una domanda, no? E il pubblico fa domande a noi, e noi vorremmo farle al pubblico, perché chiaramente noi ne sappiamo quanto il pubblico, purtroppo. I teatri stessi non lo sanno, quindi è importante restare uniti, perché forse, devo dire, ecco, l'unica cosa buona che potrebbe portare tutto questo è l'unione vera tra i vari membri del teatro italiano, che fino ad adesso non c'è stata, o magari era un po', come dire, all'acqua di rose, no? E invece un'unione seria e di una certa importanza, secondo me, è necessaria per il teatro italiano.
per non parlare del teatro musicale italiano. Sì, anche. Assolutamente. Sara, tu ti sei fatta? Ci abbracciamo anche sì, noi ci abbracciamo assolutamente, tanto assolutamente. Siamo... Senti, io vi abbraccio voi e voi di qua dove siete, vi abbraccio. Enorme. Sara, ma tu ti sei fatta un po' un'idea di come mai quest'unione non c'è mai stata così tanto e forse adesso stiamo cercando di tirarla fuori o forse era un po' latente, non lo so. Ma secondo me c'era un po', come diceva un po' Luca, era tutto un po' all'acqua di rose, nel senso che siccome non c'era bisogno di creare quest'unione, nessuno gli dava peso. Poi si sono ricordati improvvisamente che invece è l'unione che fa la forza, no? Si dice da una vita, e quindi hanno preso il via. Ma in realtà c'è sempre stata, un po' in sottofondo, ma c'è sempre stata, andava solo... un po' tirata fuori, ecco. È vero, dai, questo ci piace, è un altro bel messaggio così. Bellissimo, bellissimo, ma stavamo parlando di teatro. Ah, sì. E prima parlavamo di buoni e di cattivi. Sappiamo cosa ne pensa Sara, sì, dei buoni e dei cattivi. Ma di Luca e di Christian, no. Quindi, ragazzi, non so, cosa preferite voi dentro? Non che lo siate davvero, ma cosa preferite interpretare, un cattivo o un buono? E quando dico buono, dico buonissimo, e cattivo, cattivissimo. Luca. Vado? Sì, vai. Vai, vai. Allora, chiaramente in ogni buono c'è un po' di cattiveria, no? E in ogni certo. C'è un po' di bontà, questo lo sappiamo, sarebbero personaggi interessanti. Quanti dicono, odiamo il paradiso di Dante, odiamo il purgatorio, ma amiamo l'inferno di Dante. Perché? Perché i cattivi sono sempre un po' più interessanti, no? Perché c'è sempre quella cosa un po' così, no? Se tu vai da qualsiasi ragazzo alle superiori, ti dice il paradiso no, voglio studiare il quinto canto dell'inferno. Molto bene. Invece io vi voglio dire una cosa, la cosa più difficile è rendere interessante un buono. È vero, è vero, ma bravo. No? Il famoso Tinka, non renderlo un Tinka. A me garba molto questa cosa di prendere un buono e dire troviamo le parti, diciamo, un po' più stronzette di questo buono e tiriamole su, ok? E rendiamolo più interessante, perché altrimenti... Perché il cattivo è fantastico, però è un po' più semplice, ok? Perché c'è il suo fascino di suo, dici Luca, vero? Certo. Esatto. Invece il buono, che però ad un certo punto non capisci molto, a me intriga di più. Ok. Chris invece? Anche se... Io i cattivi tutta la vita è... Sì. È proprio così, ma io voglio fare proprio Ursula, mi piacerebbe proprio... Adoro. Sì, capito? Con Sara che fa Ariel. No, ma fai Ursula! Anche tu! No, okay. Aspetta, allora... per Ariel potrei cedere. Ecco. È un mondo di Ursule ormai, è un mondo di Ursule, anche perché non ti devi preoccupare della linea, puoi mangiare tutto quello che vuoi. Vai. No, non devi fare la tinta, queste cose. assolutamente, i villains, quelli che si chiamano villains, sembra un po' scontato, è vero, anche quello che dice Luca è giusto, effettivamente noi forse sia io che Luca ci siamo trovati probabilmente il più delle volte a interpretare questi tipi di personaggi, però quando ci sono i cattivi di mezzo è sempre divertente, è sempre bello, è sempre ti sfoghi, è proprio è catartico sì. Interpretare queste cose, quindi ma chi lo sa, i prossimi cattivi, le storie non esisterebbero, insomma. Assolutamente. Però quello che dice Luca è anche interessante, perché spesso, insomma, con il buono rendi anche un pochino più accattivante, è un'altra bella sfida. Luca, infatti, io ho visto Miriam anche che dice Ruiz quando fa il cattivo, fa proprio il cattivo e fa paura. Sì, stanno arrivando tanti messaggi, adesso che manderemo la canzone rispondiamo a qualcuno, grazie dell'affetto, siete tantissimi in radio, i tempi sono un po' più veloci, ma rimaniamo un po' oltre le 20 per parlare di più. Io volevo però chiedervi una cosa prima di lanciare una canzone, nel senso, questa pandemia ci ha un po' reinventati tutti quanti, alcuni hanno fatto un po' fatica a utilizzare la cosiddetta resilienza, che è questo termine che stiamo sentendo tanto, però altri hanno un po' coltivato delle loro passioni.
Allora, intanto bisogna dire che Ruiz si è dato al cinema, cioè non, ecco, questa cosa vorremmo un attimo capire, com'è sta cosa, vero Luca, vero Sara? Ho avuto la fortuna tramite, vabbè, tramite Giorgio Vitale, che Sara conosce molto bene, che è la nostra gente comune, condividiamo. E che condividiamo, infatti, molto molto amorevolmente, molto, ma è molto bella questa condivisione, e tramite il lavoro di e con Giorgia sono riuscito ad essere in questo film di Luna Gualano che si chiama Credimi, che uscirà direi non appena apriranno i cinema, speriamo molto presto. Ed è un ruolo molto interessante perché è il ruolo di una cross dresser, quindi sarà un vestito da donna che incontra questo bambino che diciamo non posso spoilerare più di tanto, ma il mio personaggio è un personaggio molto, molto interessante, e sono molto grato di aver avuto questa possibilità. Ho avuto poche esperienze nel cinema, ma tutte quelle che ho avuto, dall'andare in Nepal per 2 giorni a questa occasione qui, insomma, ci sono state tantissime, quelle poche occasioni che ho avuto sono state molto molto interessanti, quindi questa è una cosa dell'audiovisivo che mi piace, mi interessa ed è bella, ed è assolutamente affascinante come lavoro, quindi questo, poi c'è lo yoga, sapete, e tutti poi c'è lo yoga, esatto, quindi insomma, capito? Lo yoga è un altro mio amore, andiamo poi da Ruiz. Sì. E però ho visto che qualcuno ci ha salutato, Luca. Lo so, Maxone, però noi salutiamo tutti nel backstage, perfetto, scusate, perché perfetto, altrimenti diventa complicato. Non per cattiveria, ma i tempi radiofonici, tu lo sai, Maxone, sono più stretti. Luca, tu hai coltivato delle tue passioni in questo periodo? Io le ho proprio coltivate, perché io ho sempre questa passione per il giardinaggio, lo sapete, no? Sì. Il giardinaggio, le piante, quindi io in questo periodo mi sono dedicato tanto a quello che è la mia passione, che sono gli animali e le piante. Quindi a me piace la campagna, mi piace andare in campagna. La natura. Bello questo. Mi risetta, non so come dire. No, hai ragione, è molto bello. Il contatto con la natura mi fa bene, anche perché siamo sempre tra smartphone, computer, cose, e quindi i ritmi proprio della natura a me fanno molto bene, quindi coltivo le mie passioni coltivando. Bello. E tu, Saruccia? Ma io in realtà non mi sono proprio mai fermata, nel senso che ho approfittato per continuare a studiare. E insegnare. Insegnante, insegno, tutto da casa ovviamente. Certo. Da casa, però non mi sono fermata, quello assolutamente. Sono sempre a 10.000. E questo ci piace tanto. Allora, amici, visto che insomma nel backstage così rispondiamo un po' di persone, mandiamo la prossima canzone, perché poi sono già 19.43. Io la radio l'adoro, ma mette anche un po' di ansia. Allora sentiamoci DJ Tiesto e Ty Dolla Sign con The Business. Ascoltiamocela. Allora, devo dire grazie di tutti i messaggi che stanno arrivando. Salutiamo, un abbraccio a Lorenzo Tognocchi, l'ho letto anch'io, che insomma è un mio amico, ma siete tutti, guardali. Solo allora, che ci ha detto a tutti brutti. Ma io come voglio brutti? Solo dirvi. Ma come brutti? Anche Luca e Max brutti, tutta più il Giacomelli, il Ruiz, Sara. Potrebbe essere brutto, guarda. Come si permette? Diglielo un po'. Allora, io devo dire, salutiamo tutti gli amici che stanno scrivendo. Salutate Claudia, che insomma che vi segue tantissimo. Sabrina, insomma, ci sono Michela, tanti che stanno scrivendo, tantissimi Anna, messaggi. Miriam, Alessandra. Tra l'altro, Luca, posso dire, Luca, Max, volevo dire, scrivete se siete su Facebook, scrivete domande o cose o messaggi, perché immagino con Luca e Sara, poi quando c'è tempo riusciamo ad andare un po' a spulciare e vi possiamo magari rispondere, quindi scrivete che vi rispondiamo da lì. Sì, perché sono davvero tante, Cristian, perché poi alcuni dicono domani c'è l'incontro tra il nuovo governo e chi ha la delega per farli riaprire, insomma, scrivono del personaggio di Van Helsing, ci stanno scrivendo veramente tanto. Cioè il governo Van Helsing? può essere un'idea. Dopo Draghi ucciderò tutti i vampiri, i governi vari, ucciderò tutti i vampiri. Ma ragazzi, mandate in tilt ovviamente tutto, continuano a scrivere, insomma, ragazzi siete stanchi.
siete tantissimi, io devo dire è molto bello tutto questo, ma tanto poi Christian, Luca e Sara leggeranno detto, tutto, leggeranno tutto e vi risponderanno assolutamente. Tra poco io tornerei, abbiamo un minuto e due, minuto e due per tornare, ma torneremo là. Sicuramente prima. Torniamo prima, rimaniamo insieme, ripeto, fino alle 20, poi rimaniamo ancora un attimo con gli amici che ci stanno seguendo appunto in video, e così insomma, se volete fare qualche domanda, qualcuna sicuramente risponderanno i nostri cari amici. Nel frattempo fate quello che vi abbiamo detto con Unita, assolutamente, con l'hashtag davanti bellissimo ai vostri teatri, tanto se potete essere con noi con il vostro smartphone, esatto. Facciamo luce sul teatro, che è importantissimo. Anzi, mandateci le foto sulle vostre pagine, condivideteci, mandateci sì, mi piace molto, anche perché oggi abbiamo una grande responsabilità, essendo appunto il 22, ed è bello. Infatti, accendiamo il cuore, accendiamo la luce. Dai che torniamo in diretta radiofonica, non che non siamo in diretta, però insomma quella... Cosa c'è, Sara? Ho gli ossi, sono bordeaux qua. Ha bevuto. Sto diventando monocolore, capelli, faccia e maglia, è un tutt'uno. E rieccoci, sempre controversima con Luca e Max, Luca Giacomelli Ferrini, sì. Christian Ruiz e Sara Santostasi. Devo dire, è molto bella questa parte anche della radiovisione, perché voi vedete anche il backstage, insomma, poi quando andiamo in onda in radio sembriamo tutti perfettini. Certo, io sono andato perfetto, guardami. Va bene. Senti, ma è vero, Christian, io leggevo tra le tante cose che la tua passione per la recitazione è nata vedendo le sitcom insieme ai tuoi genitori? È vera questa cosa? Sì, assolutamente. Allora, ragazzi, qualche tempo fa, non mi ricordo, un paio di settimane fa, ho visto su Facebook che c'era Jennifer Hudson, ok? Sì. Sì. Aveva ripostato o avevano postato una sua partecipazione, credo fosse Saturday Night Live, Night Live, perché sennò qualcuno mi dice che pronuncio troppo inglese, Saturday Night Live, sei bravo. E cantava la sigla dei Jeffersons. Moving on up to inside to a deluxe apartment on the sky. E quindi io quando ero piccolo vedevo sempre insieme ai miei la mattina, quando non andavo a scuola, quando fingevo di stare male per non andare a scuola, c'era un Jeffersons. Allora, i Jeffersons mi hanno sempre appassionato, il fatto che ridessero in sottofondo, il fatto che c'erano queste pause loro drammatiche durante le quali la gente rideva. Io ero attaccato alla televisione, io dicevo, io non so, voglio fare questo da grande, voglio fare questo. Sono riuscito, grazie ad Antonio Orler e Laura Galigani, a fare una sitcom che si chiama The Gallery, che è andata in onda fino a qualche tempo fa, e dove facevo un altro personaggio completamente pazzo, un artista americano completamente fuori di testa. Quella è stata l'unica occasione di una sitcom. Purtroppo in Italia non ci sono molte sitcom, ma la reputazione è arrivata da quello, sì, da quel tipo di arte, dalle sitcom. Io sono un grande appassionato. Bello questo, molto bello. Sì, mi piace. Io volevo chiedere un'altra cosa anche a Luca, poi lascio la parola a Maxone, perché una cosa che non gli ho mai chiesto, perché devo dire a Luca ho chiesto sempre tante cose, però visto che tu hai interpretato tantissimi personaggi ogni volta con grande comunque dedizione, professionalità, ecco, ma ti è mai capitato di così dover interpretare un personaggio che però non ti convinceva completamente, oppure nel momento in cui tu lo rendevi, lo plasmavi, non lo sentivi tuo? Magari non ti è successo, ma è una mia curiosità, Luca. No, mi è successo assolutamente, ma è stata una sfida talmente grande che poi è un personaggio che ho amato la follia. Ed è un personaggio che ho creato io da zero, che è Beppe, di Processo a Pinocchio. È un personaggio che... È stato difficile, perché comunque uno psicologo, perché comunque più grande di me, perché comunque va ad indagare all'interno di una mente pazza, no? Che è quella di Bon Ruiz. E quindi per me è stato molto difficile all'inizio, anche perché l'abbiamo costruito, cioè le prove sono state 7 giorni. Vai, è fatta. No? 7 giorni, quindi 7 giorni per creare una cosa così grande. Fortunatamente avevo gli autori che mi hanno aiutato molto, perché lo hanno concepito loro, chiaramente, però è stata una sfida molto grande, è partita così. E poi l'ho amato alla follia ed è uno dei personaggi che preferisco, perché... Hai visto? Vedi, era una cosa che non ti avevo mai chiesto e mi piace, vedi che alla fine abbiamo scoperto un altro lato tuo
molto interessante. E a me che piace mettere insieme le persone, più sono diverse, più mi piace. Perché voi tre presenti qua non pensate ad una bella sitcom, anche in poche puntate, via web? E ve la butto lì, perché sarebbe, secondo me, il boss. Fantastica! Pronti! È visto? Quando volete, partiamo! Siamo pronti, ci siamo! Visto? Hai io visto? Però, io però faccio il pubblico, le risate, no? Le risate. Bellissimo tutto questo, in effetti, le classiche risate americane. Che è vero! Funziona. Che dico, ma... ma dai, ci può essere tre cuori in affitto, no? Tre cuori in affitto erano due donne, sì, 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 è vero. Dobbiamo fare un reboot di qualcosa che erano due uomini e una donna, vero. E divertiamo dai, dai, sì, diciamola a Giorgia, sicuramente troverà una soluzione, secondo me Giorgia la troverà sicuramente, sì, sì. Io un'altra curiosità però ce l'ho per tutti e tre, nel senso, voi avete appunto fatto tantissimi spettacoli, vi è capitato, sì, che vi avessero offerto uno spettacolo che non avete accettato, non ditemi quale, se è successo, no. Perché questo ci mancherebbe, che poi è risultato uno spettacolo fantastico, sì. Oppure, un'altra domanda, ne avete accettato uno di cui vi siete pentiti, ma non voglio ma sapere ma non vogliamo quale. Sapere il nome. Dai, vabbè, allora, dai Christian, inizia tu intanto, che, ma non, Sara non state vedendo, sta andando via, no, Sara devi stare ancora con noi. Sì, sì. Dai, intanto inizia Christian, dai, sentiamo Christian. Sì, c'è stato, ce n'è stato uno ultimamente, qualche anno fa, uno spettacolo molto famoso che non ho accettato, ed è come dire, non posso dire veramente di essermi pentito di questa cosa, perché conoscevo lo spettacolo e le persone che facevano parte del team artistico sono state tutte molto molto carine, molto comprensive. Uh-huh. E quindi non posso dire di essermi pentito, perché sono ancora in contatto con queste persone. Okay. Però sì, devo dire, è successo uno spettacolo per il quale avevo fatto delle audizioni anche precedentemente e che non erano mai andate bene, invece questa volta erano andate bene, ma non era il momento giusto per me, quindi ho purtroppo dovuto declinare, però sono contento che sia andata così, perché ho incontrato delle persone intelligentissime, sì. Bene, ecco. Bene. Saruccia, dai, Saruccia, dici un po', va, perché ne vogliamo parlare. No, guarda, io soffro sempre molto nel momento in cui mi trovo a dover dire di no a qualcosa, nel senso, io farei questo mestiere veramente anche gratuitamente, l'ho fatto per un sacco di anni perché amo questo mondo, poi mi sono resa conto che ci devo vivere e quindi, certo, non posso, certo, proprio far sempre, beh, no, certo, direi. E capitano quelle situazioni in cui purtroppo non puoi, per una serie di motivi, perché non è il momento giusto, perché magari non ci si accorda, sai, ci sono tante situazioni, certo. Però mi pento sempre un po', indipendentemente da come va lo spettacolo. Era uno spettacolo che avrei voluto fare perché il personaggio cantava, io, sì, ho un po' di fifa nel cantare, perché mi sono operata le corde vocali, sì, non penso, sì, di avere una voce meravigliosa, sì, quindi era... cantava una canzone che adoravo, che era giusta per le mie corde, che era perfetta, quindi mi sono un po' pentita di questo, però sono scelte e bisogna, certo, prenderle. Assolutamente, sì, assolutamente, sì, vedi. E Luke? Ah. Sì, cioè, mi è capitato di dover scegliere, fortunatamente, lo dico, okay, sempre, perché dovevo scegliere tra due produzioni e ho dovuto scegliere, e questa scelta è stata una scelta meravigliosa perché mi ha portato delle cose molto belle, ma mi ha fatto perdere, tra virgolette, un'esperienza che sarebbe stata molto bella anche quella, e quindi, come dice Sara, è sempre doloroso dover rinunciare a una produzione, anche quando rinuncio ad una produzione per un'altra produzione. Certo, certo. È sempre molto, molto spiacevole, perché comunque non vorresti dire di no. Però ad un certo punto devi fare una scelta, quindi... sì. Sì. Sì, scegliere non è mai facile, mai. Però insomma io credo che poi alla fine, alle volte...
uno esce da una parte e rientra dall'altra, insomma, e forse non i momenti e non niente che di casuale, no, il momento giusto era per fare una cosa piuttosto che un'altra, per crescere in un certo modo. E voi siete cresciuti molto, molto. Siete fantastici, vi amiamo. Io mi voglio prendere un tè con voi, perché voi mi fate apparire che va tutto bene. È vero. Anch'io dico sempre. È bello, voglio stare davanti a un tè con dei biscotti con voi a Torino, magari. Perin, che ne dite, ragazzi? Assolutamente, quando volete, per noi è un grande piacere. Lo sapete, sì, che noi veramente siamo molto legati, sì, a voi, siamo, sì, legati alla vostra genuinità, al fatto che siete delle persone speciali, e ogni volta è bello chiacchierare insieme, l'affetto del pubblico poi lo dimostra, insomma, grazie davvero. Ancora una cosa, perché sono già 56, alle 20 dobbiamo dare il caffè con Mattia, sì, però rimaniamo ancora un caffè, pochino. Non è un tema, un caffè. È un caffè con Mattia. No, ecco, proprio 30 secondi per ognuno. Sì. Parliamo un attimo dei, non tanto i reality, ma dei talent. Perché non me l'ho mai chiesto, cosa ne pensate dei talent? Partiamo da Luca, parteciperesti mai a un talent? Guarda, lo so, è un po' strana come cosa, ma non ho mai pensato di partecipare ad un talent, quando avevo l'età per farlo, ed è una cosa proprio che non mi è mai, non ci ho mai pensato, non ho mai detto oddio, vorrei fare quel talent, no, perché ho sempre fatto un percorso talmente concreto di una sofferenza unica, perché comunque è così, lo sappiamo, è faticoso, di facile non c'è nulla in questa vita, c'è niente di facile, e quindi ottenere quello che sono riuscito pian piano a costruirmi è stato con grande fatica, e non ci ho mai pensato. E nessuno me l'ha mai detto neanche. Sì, no. La generazione che il talent era ancora visto come una cosa non raggiungibile, ecco, può essere. Però mai dire mai nella vita. Mai dire mai, certo, assolutamente. Nuove esperienze, così, quindi... Chi lo sa, Christian? Io credo che tutta la situazione dei talent stia un po' arrivando ad un termine. Per forza di cose, è tantissimo tempo che ci sono i talent, io credo che si stia arrivando un po' ad una fine. Tutto il grande, mi ricordo quando ci furono le prime edizioni di Amici, noi che facevamo teatro eravamo un po' quasi terrorizzati da un certo punto di vista che questi ragazzi, no, che uscivano da Amici potessero, in realtà non è successo niente di tutto questo, anzi tanti ragazzi che poi sono usciti da Amici si sono integrati benissimo nel mondo teatrale, altri hanno fatto altri tipi di esperienze, quindi ognuno poi si è inserito a suo modo, però credo che proprio lo dica anche il fatto che c'è una necessità di un riciclo sempre più veloce negli ultimi anni, cioè, dopo un anno, l'anno dopo ci sono nuove persone che completamente in qualche modo surclassano quelli che c'erano prima, quindi questo ci dimostra che siamo un po' a termine di questa cosa, quindi mi dispiace, capisco benissimo chi partecipa, e ho degli amici che sono degli artisti meravigliosi che hanno partecipato e partecipano tuttora a talent, e però credo che come format si stia un po' esaurendo. Sì, no? Sì. Sara, tu, a parte ballando, che io lo considero un'altra cosa. Io per esempio lo considero è un reality che ha un senso. Non so se perché lo penso, perché l'ho fatto e quindi ho vissuto sulla mia pelle la fatica che si fa in un talent, in un reality come Ballando, però lo trovo interessante, cioè, perché ti mette proprio alla prova con te stesso. È un lavoro faticoso, però Ballando è già per chi... Già lavora in questo momento. Esatto, vero, conosciuto così come tale quale, credo sia molto simile a Ballando come format. Però mi trovo in accordo un po' sia con Luca sia con Christian. In realtà io, quando ero più piccola, ero una super fan di Saranno Famosi, Amici. Quando è nato. Però era perché ero così un po' estrosa nelle mie cose. No, vabbè. Io basta che sono su un palcoscenico. E ci piace. Voilà.
Allora, cari amici, io direi, purtroppo la puntata radiofonica sta finendo, ma quella video continua ancora un pochino, quindi io devo dire, ringrazio tantissimo i nostri ospiti che sono intervenuti oggi, è stata bellissima e volata, quindi un abbraccio grande a Sara Santostasi, a Luca Giacomelli e a Cristian Ruiz, ed è sempre un piacere avervi con noi. L'appuntamento con Poltronissima è per lunedì, come lunedì sempre alle 19 prossimo. In diretta avremo delle donne che hanno fatto la storia della televisione, non solo, quindi insomma, siamo molto contenti. Sì, poi ve lo diremo nel backstage, chi lo sa. E l'appuntamento adesso è con il nostro caro Mattia, un caffè per con Mattia, poi c'è Fisheye, poi ci sono gli impresentabili, c'è di tutto e di più, la programmazione è ricca, di Radio Sanata è ricca. E quando finiamo la diretta radiofonica, cosa diciamo sempre? Non dimenticate mai Poltronissima. È la buona abitudine di andare a teatro, ma non solo. Ciao a tutti, grazie a Fabiana la regia, ciao a tutti, ciao buona a tutti, serata. Ciao. Allora, che bello, devo dire, infatti, insomma, l'ansia della radio è un pochino terminata, perché è sempre un pochino più, no, è un po' più, come dire, con Fabiana che, insomma, perché le 20 bisognava, però siamo ancora un attimo qui live insieme, ci fa un piacere, tanto, insomma, rimanete ancora un attimo con noi, amici. Certo, volentieri. E poi, io vorrei ricordare a tutti che noi siamo in realtà in un reality da un anno, il grande fratello teatro, che funziona all'incontrario, tu sei chiuso fuori. E cerchi disperatamente di entrare dentro aggrappandoti, facendo qualunque cosa, e non ci riesci. È vero. Quindi non è male come format. No, il gioco è quello di cercare di entrare dentro. Se riesci ad entrare, hai vinto. Hai vinto. Allora, intanto, io devo dire che tante persone hanno scritto, non l'ho detto in diretta radiofonica, lo dico adesso. Insomma, per il look nuovo di Luca Giacomelli Ferrerini, ormai scuro così. Come è nato il tutto? Esigenza lavorativa? Vi voglia così? Dici un po'. Ma guarda, mi volevo sentire un po' più dark. Ah. E allora ho detto, lo sapete che io non riesco a stare con gli stessi colori per un mese, devo cambiare in qualche modo, quindi ho detto, sai che c'è? Sì. Faccio la doccia, esco, non me li asciugo, così si arricciano e rimangono più, e mi pulisco un po'. E ti stanno molto bene, ti stanno bene. Allora io leggo intanto un pochino di messaggi che sono arrivati, tanto vabbè, Sabrina insomma dice, trovo che Luca abbia un talento straordinario nella scrittura e quindi sogno un giorno di assistere a uno spettacolo scritto da lui. Pensa che bella anche questa cosa, è bellissima. Questa è molto bella, questa qua è bella e intimidante. Vedi? Sitcom. Bravo, una bella sitcom. Io gliel'ho detto, ma poi magari sulla coltivazione delle piante carnivore. È una sorta di Little Shop of Horrors. Bravo, esatto. Con me e Sara. Sai che Michela cosa dice? Che partirebbe con Luca e Christian, ma anche con Sara, per partecipare a Pechino Express. Più che un talent. Ecco quello, per esempio. Bellissimo. Bellissimo. Ragni a parte, sono però insetti bello. In generale, direi, Luca. Allora, io vado avanti a leggerne ancora altri, insomma, Van Helsing è il mio personaggio preferito in Dracula, poi insomma, Kriva Sensing è stato interpretato anche da Hugh Jackman, beh sì, certo, ma che vecchio non è, anzi è un ruolo da figo. Beh, in effetti. Hai detto bene, la compagnia, dai. Ricordiamo ancora di questa bellissima iniziativa di Unita, dai, fate un appello voi, dai ragazzi, che poi fino alle 21:30, ritwittiamo la storia e la mettiamo su Instagram, dai, fatela insieme, dai, vi lascio il palco, va, andate. Amici, colleghi, Sara, Luca, che cosa possiamo dire? Dico una piccola frase io e poi voi che dite. Vai, io mi fido di te. È essenziale, come ho detto prima, ragazzi, non è solo per la nostra sopravvivenza, ma è per la sopravvivenza di una generazione di persone, di bambini, di adolescenti, di persone giovani che potrebbero andare a teatro ma che non possono farlo, che potrebbero avere l'occasione della propria vita di vedere uno spettacolo che può cambiare la loro vita ma che non possono farlo, e non possiamo togliere questa occasione quando ci sono tantissimi altri posti che hanno delle possibilità di contagio molto più grandi e sono comunque aperti. In teatro siamo tutti seduti con le mascherine, siamo in silenzio e quindi non giriamo fra di noi, quindi perché no? Questo è quello che dico io. Bello, Cristo. Eh sì,
Sì. Si tratta anche di un preservare la nostra cultura, tramandare la nostra cultura, portarla avanti alle nuove generazioni, a tutte quelle persone che, a tutti quei bambini e ragazzini che ad un certo punto della loro vita dicono che il teatro, l'opera, la prosa, il musical fanno schifo e sono brutti perché c'è la ribellione, e ad un certo punto però si innamorano, è così, e se ne innamorano, o magari sono sempre stati innamorati e poi non lo potevano dire perché i compagni li prendevano in giro. Ad un certo punto si svegliano e dicono: no, sai che c'è, io mi prendo la mia responsabilità, io amo questa cosa e la voglio portare avanti. È capitato a tutti così di dire: no, è vero, è brutto il teatro, però in realtà non è così, no? E quindi è molto importante riaprire, perché la nostra cultura non può, non deve e non può morire. Assolutamente. Assolutamente. Allora, io in realtà sono stati meravigliosi, hanno detto tutto. Io quello che ci tengo a dire è che non dobbiamo pensare che dipenda solo da chi sta sul palco e chi sta dietro il palco, perché la differenza poi effettiva la fa chi si siede in platea, il pubblico, sì, chi paga il biglietto e chi viene a vedere gli spettacoli. Sono le persone che vanno a teatro che fanno la differenza, non noi che siamo sul palco o dietro, comunque, insomma. Quindi è importante stare fuori ai teatri oggi. Io nella mia città purtroppo non l'ho, è una cosa che, per cui mi batto da sempre. Abbiamo solo un teatro all'aperto, che è due teatri all'aperto, ad Anzio e a Nettuno, ma che sono solo quei due, sono solo all'aperto. E purtroppo non hanno aderito, perché ovviamente sono completamente smantellati durante l'inverno, certo. Ma più di qualcuno che ho sentito quest'oggi comunque andava fuori ai due luoghi dove ci sono i teatri ad accendere la sua luce, quindi è un messaggio importante, ecco. Questo è molto bello. Tra l'altro anche in Sardegna chiedono, dappertutto. Dappertutto, tutto, vero? Anche in Sardegna. Anche in Sardegna. Vero Cristian, che tu hai anche tutto l'elenco? Ve lo posso dire anche subito in Sardegna. Mi piace, ormai siamo un'associazione tutti insieme, fantastica. Cristian è prontissimo. Io sono prontissimo, ma in realtà io ho degli assistenti pazzeschi, nella mia... mi mandano proprio del materiale. Allora dillo. Però. La redazione è fantastica, Cristian. Vi trovo subito Sardegna, ragazzi. Voi parlate di qualcos'altro che adesso arrivo. No, io devo dire che sono molto contento dei messaggi che sono arrivati, perché sono tanti, e soprattutto quelli sul teatro. Senza teatro diventeremmo tutti più ignoranti. Assolutamente, la cultura e culture serve. Parlo tantissimo di teatro ai miei alunni, in realtà non mi limito a parlarne, ovviamente non vedono l'ora di poterci andare e tornare. I bimbi amano il teatro, Elisa. Assolutamente sì, ne abbiamo bisogno tutti, tanto tanto. Abbiamo la Sardegna, allora ve la dico velocemente: a Cagliari c'è TSE Teatro del Segno, Teatro dall'Armadio, Teatro Lirico, a Nuoro Boche Teatro, a Sassari Teatro Verdi, ad Alghero Civico Teatro Gavì Ballero, e c'è anche Mogoro Teatro La Fabbrica delle Gazzose. Mi piace molto questo titolo. Ci piace assolutamente. E poi, Luca, devo dire ancora una cosa. Sì. È sempre tecnici dietro Fabbrica delle Gazzose. ci piace Luca, è vero. E poi è bellissimo andare a teatro, lo dico per tutti quanti, perché ci sono, in quella sera in cui andate, due cose bellissime che si fanno insieme nella stessa sera, ed è, lo so che sembra strano, ma è mangiare con la pancia e mangiare con il cuore. Si riesce a fare queste due cose e sentirsi alla fine sazi per settimane, perché ragazzi, quando si mangiano le emozioni, è vero, durano una vita, è verissimo, anche per noi che facciamo teatro è un momento di convivialità bellissimo, anche il fatto di andare a cena dopo. Sara, io credo che abbiate fatto spettacolo al Nazionale sicuramente, no? C'è il pub bellissimo lì vicino dove si va sempre dopo spettacolo, insomma, è incontrarsi, cioè rincontrarsi anche con le persone che sono venute a vedere lo spettacolo dopo lo spettacolo è impagabile, è una cosa impagabile. Bellissimo. Assolutamente sì. Io vi devo dire, ragazzi, sono felicissimo di avervi avuti con noi, è sempre bello, arrivano ancora tanti messaggi, e io vi ringrazio, perché ogni volta è un bagaglio di emozioni che ci portiamo dentro e che ci danno un pochino di energia anche per le prossime settimane, per il futuro. Però la prossima volta io vi voglio vedere sul palco,
ragazzi. Ah, beh, ah, sì, veramente, veramente. Cioè, ci tengo. Incrociamo tutto, ecco, guarda, incrociamo tutto, triple, quadruple, ecco. Dai, quando finiamo la puntata di Poltronissima mandiamo sempre dei messaggi positivi, lo sapete. Dai, cerchiamo di mandarne di nuovo uno adesso a fine puntata. Bello, dai. Così. Partiamo da Sara, va, prima di tutto andiamo, siamo cavalieri. Ma ragazzi, ma più positivo di questa puntata, ma che vogliamo dire? Vogliamo che i teatri si riaprono. Abbiamo detto alle persone di andare fuori ai teatri perché sono coloro che fanno la differenza. Più positivo di così non c'è niente. È vero. Speriamo, la cosa migliore che mi posso augurare, ma non a me, in realtà un po' a tutti, è di poter tornare alla nostra vita normale, più velocemente possibile, ecco. Lo spero, cioè, se penso che è un anno che sono chiusa dentro questa stanza, ho la fortuna, noi fortunatamente con i set comunque puoi lavorare, perché vai a fare il tampone, vai sul set e lavori, ma non è la stessa cosa, cioè salire sul set e non poter abbracciare io sono molto fisica, quindi lo so, con tutto che siamo tutti tamponati, non c'è più quel rapporto, cioè è proprio strano, è proprio una sensazione strana, quindi spero di poter tornare a una simile normalità il più presto possibile, davvero. Sì, ce l'auguriamo. Christian? Io, se posso lanciare un messaggio di positività che non viene da me, ma viene da quello che vivo tutti i giorni, è che ultimamente, nell'ultima settimana, dai, diciamo così, mi sono arrivati dei segnali di ripartenza da parte di persone, da parte di produzioni, di registi. Quindi, quindi si sta ripartendo. Qualcuno sta dicendo rischio di riaprire in questo momento. Quindi vuol dire che qualcuno sta prendendo delle decisioni anche in maniera oculata, sicuramente, e credo non si sbaglino. Assolutamente. Sì, bello, è vero. Luca. Allora, in realtà tutto quello che riguarda questo periodo e il teatro lo hanno detto splendidamente Sara che Christian. Io vorrei salutarvi con una frase che mi è stata donata da una persona ultimamente che purtroppo ci ha lasciati e non è più tra noi, però è una frase che secondo me può descrivere perfettamente l'artista in questo momento, e dice: vigila bene su te stesso e il tuo futuro sarà meravigliosamente stellare. Bellissima. Secondo me questa frase è proprio la nostra essenza di questo momento, che siamo preoccupati tanto, ma secondo me l'unica preoccupazione deve essere quella di continuare, come dice Sara, a tenersi in allenamento e a capire come migliorare la propria persona per poter poi riprendere alla grande. E colgo l'occasione anche per salutare Pierre. Bellissimo. Pierre. Un saluto grande. Sì. Non potevamo finire meglio. Grazie davvero, Luca. Grazie. Anche di questa dedica bellissima che arriva al cuore. Posso dire una cosa stupidissima? Cioè, non è stupida, però per allacciarmi un po' a quello che diceva Luca. Sì. Cioè, non dobbiamo prendere questo tempo di fermo e buttarlo, cioè rendere produttiva questa situazione, quindi a nostro favore, non possiamo salire sul palco? Va bene, mi metto a casa e mi studio tutto quello che non posso studiare quando poi si è sul palco, poi si lavora. Quando si è durante spettacolo, ci si prova a fare tutto, certo, ma in tempo. Quindi bisogna sfruttare questi momenti che abbiamo, ecco, scusate, però ci tengo. No, bene, è fatto bene, e non perdete mai tempo totalmente con il vostro io, totalmente isolandovi e pensando a voi come individualisti, non individui, ma individualisti, perché non ne vale assolutamente la pena. Usate tutto questo tempo per aprirvi ancora di più al mondo. Sembra strano, detto così, ma io ne sono convinto. Anch'io tantissimo. Certo.
Amici. E per concludere, se posso concludere, è una nota così di, in realtà, che sembra un po' triste, ma in realtà è di grande speranza. Abbiamo sentito su Facebook, abbiamo ricevuto delle notizie di persone, di nostri colleghi, di persone che avevano service, che si sono tolte la vita ultimamente. Se ci sono dei problemi di questo tipo che minacciano la nostra incolumità, la nostra salute, la nostra voglia di continuare a vivere, si può comunicare, ci sono dei numeri che si possono chiamare, di persone che ci possono aiutare, oltre ai nostri amici, anche se si è completamente da soli, ci sono delle persone che ci possono aiutare, quindi vi prego, se siete vicino ad una persona e vedete che questa persona ha delle difficoltà obiettive, informatevi e consigliategli, dategli una mano, diamoci una mano. Tendere sempre una mano. E questo è veramente sempre importante. Grazie davvero. Grazie. E grazie a tutti i messaggi che sono arrivati. Io volevo leggerne uno finale che insomma rappresenta un po' tutti da parte di Michaela. Bellissimi messaggi da parte di tutti. Buona serata a tutti. Un abbraccio grande, un bacione. Spero di vedervi presto dal vivo. Grazie. Aspetta che insomma purtroppo è il bello Luca, della diretta. Ciao Max e grazie di tutto questo tempo trascorso insieme. Ciao Luca, Christian e Sara. E quindi grazie davvero a tutti. Io ringrazio. Grazie di cuore Sara Santostasi, Luca Giacomelli Ferrarini, grazie, Christian Ruiz per essere stati ancora una volta con noi, grazie delle belle emozioni che ci avete regalato, perché siete speciali e la prossima volta vi voglio abbracciare davvero perché ne abbiamo bisogno. E quindi grazie. Un bacio grande da Torino, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito, grazie a tutti quanti per l'affetto, per tutto, continuate così perché vi vogliamo bene, noi continueremo sempre, grazie agli artisti che ci regalano grandi e uniche emozioni. Sempre! Buona serata a tutti! Buona serata a tutti! Ciao, grazie! Ciao, grazie!